E con questi pro in lobby campioni, benvenuti e bentornati in questa bellissima nuova sfida del Build Battle. È da un sacco di tempo che non la facevamo, è uscito come tema terra. Tanti mi hanno detto: Marco, ma sei sempre a comprare le costruzioni, ma non ne fai mai una. E oggi, campioni, faremo una bella costruzione, faremo il pianeta terra. Ho in mente di fare una bella costruzione. Il pianeta terra principalmente è fatto d'acqua, quindi prendiamo la concrete azzurra, che secondo me è la cosa... Perché non posso... Allora, prendiamo la lana azzurra, dannazione, non ci hanno fatto prendere la concrete. Una bella sfera in questo modo, quindi saliamo così. Ok, questa qua è alta 3 e 3. Ok, facciamo 7 almeno, dividiamo tutto quanto per bene. Facciamo di qua 3, di qua 3. Dobbiamo fare una bella sfera fatta per bene, ragazzi. Un bel pianeta terra. E poi attorno faremo anche tutte quante le varie stelle, faremo tutte quante le varie illuminazioni. Ma comunque, l'idea che avete avuto di sfidarmi nel build battle mi è piaciuta tantissimo. E dato che so che sicuramente chiederete con chi fare le prossime build battle, ditemelo qua sotto scrivendomi il nome magari di qualche youtuber, non lo so, qualcuno che vorreste vedere con me nei build battle, che promesso, ragazzi, ce lo porteremo. Comunque, cerchiamo di fare un bel pianeta terra qua, che poi in realtà, ragazzi, pianeta terra non è che è esattamente perfettamente sferico, però dobbiamo comunque fare una sfera che è fatta per bene. Quindi cerchiamo di fare una bella palla tonda, con poi facciamo anche magari qualche modifichina di verde. Quindi qua non è proprio venuta una sfera perfetta, ma adesso ci lavoriamo per bene. Ovviamente togliamo anche questo pilastro qua sotto e la modifichiamo anche con un po' di verde, ragazzi. Diamo un po' l'idea che questo qua è il pianeta Terra. E poi attorno facciamo tutto quanto il sistema solare. Quindi qua facciamo in questo modo. Poi prendiamo anche un po' di lana marroncina, dato che dobbiamo fare anche delle modifiche. Direi che un po' di lana marrone, far sì che questo qua si capisca che proprio sia la Terra, mi piace. Lo so, ragazzi, non è una sfera perfetta, ma lo sappiamo, la Terra in realtà non è proprio perfettissimamente è tonda, perché su questa cosa qua non possiamo scappare. Però diciamo che non è proprio un cerchio perfetto la Terra, non so se lo sapevate. Facciamo una piccola modifichina così, mettiamo anche un po' di verde qua sotto, ovviamente. Io direi, mettiamo anche la snow sopra, perché appunto la Terra ha sopra il circolo polare artico e sotto all'Antartide. Quindi qua sotto facciamo così, 1, 2, 3, 4, mettiamo anche qua un po' di neve, ok. E poi continuiamo di qua, prendiamo anche un po' di verde, facciamo di qua, un po' di qua, un po' di qua. E ok, in questo modo abbiamo fatto la Terra, molto molto carina. Adesso prendiamo la glowstone per fare le stelle in giro, con anche un po' di glass bianco. Ok, almeno mettiamo qua queste qua mi servono solo come blocchi d'appoggio, ragazzi, quindi qua facciamo così e mettiamo anche delle stelle all'interno del nostro vetro bianco, appunto per dare l'idea che dopo illuminiamo, perché voglio fare la Terra che in realtà è completamente di notte. Quindi mettiamo anche plot time, mettiamo 3 di notte. Ok, bello. Facciamo anche un po' di altre stelline. L'idea è molto carina, ragazzi, sapete, mi piace molto come sfida. È proprio anche la cosa che mi avete scritto: Marco, fai delle build battle perché vogliamo vedere, oltre al fatto che compri le costruzioni, devi farla anche tu. E ho detto, beh, è una bella sfida, ragazzi. Quindi continuiamo, facciamo che andiamo anche da questo lato. Spero che poi venga anche apprezzata un po' come idea in sé, perché è un po' strana rispetto alle altre che faranno sicuramente. Però vediamo un attimino. Poi potremmo fare anche in realtà il sole. Quindi prendiamo il vetro di color rosso, poi mettiamo anche un po' di giallo, anche un po' di arancio. E ci allontaniamo un pochino, saliamo un po' di blocchi. Ok, prendiamo magari anche della lava in questo modo. Anzi, potremmo fare che è quasi un meteorite. L'idea non è per niente male. Quindi prendiamo la lava, bucket di lava. Ok, e facciamo innanzitutto qua una specie di nucleo con all'interno la lava. Ok, così, e li mettiamo dentro la lava. Ok, fatto in questo modo, non distruggiamo i blocchi che sono la cosa importante. Poi facciamo che scende in questo modo, anzi sale in questo modo, tutto quanto il nostro colore del vetro, quindi così, e che sta per schiantare verso la nostra bellissima Terra. Prendiamo anche i panel, che danno molto più idea, quindi prendiamo anche qua l'arancione e il giallo, e li piazziamo un po' in giro in questo modo. Ok, quindi è come se fosse quasi un meteorite che sta per schiantare contro il pianeta Terra. Prendiamo anche le particelle della TNT, queste sono fondamentali, occhio a spammarle per bene. Mettiamole direttamente qua dietro, ragazzi. Ok, quindi abbiamo un meteorite che sta per schiantare contro il pianeta Terra. Dai, spero che l'idea possa rendere. Volevo fare qualcosa di diverso. Questo cosa ha fatto, ragazzi, per esempio? Dannazione! Ok, è la Terra, però non è che abbia fatto qualcosa di esagerato. Ci possiamo stare. Questo che ha fatto? Un blocco di terra enorme.
Ragazzi, ma non votatelo verde, dai, ma non si può vedere, leggendario! Ma come? No, ragazzi, questi qua sono matti. Questo qua ha avuto un'idea molto simile alla mia, però fatta un pochino peggio, ragazzi. Voto pupa anche a lui, spero che non mi abbassino i voti, però, perché qua non mi piacciono i lavori che hanno fatto. Carino, questo è molto carino, ragazzi, come progettino. Li voto good per alzare un po' di più la possibilità che anche a noi ci danno dei voti belli. Questo qua sarà, credo, il creatore, che è talento. Oh, era un creatore talent, vuol dire che era molto forte. Non ho capito. Ti voto ok solo perché non voglio che abbassino i voti della mia costruzione, ma a me devono dare un bel voto. Questo ha fatto nuovo più che una terra. Li voto ok, giusto per il tentativo, però dai, insomma, insomma, appena esce il mio, ragazzi, dobbiamo essere bravi ad avere in mano il blocco leggendario. Wow! Beh, no, però ragazzi, si vede che sono io che l'ho fatto. Vediamo cosa hanno fatto i nostri amici, vediamo. No, questo qua ha votato verde, quello lì rosso! Ma dai! Ragazzi, però devono fare devono mettere i voti giusti, devono mettere. Vediamo, questo... Questo è un po' poop. Almeno nella top 3 dobbiamo capitare, ragazzi, perché abbiamo fatto... Ma come quarti? Ma votano un po' a caso, ragazzi, comunque. Questo qua si è meritato di vincere, perché è molto simile al mio progetto. Però votano veramente un po' a caso. Il Rubber Duck! Abbiamo da fare una bella paperella. E... Però di quelle di gomma, cioè all'interno delle piscine. Delle piscine no, all'interno delle vasche da bagno. È un tema molto, molto strano. E soprattutto direi che dobbiamo costruire innanzitutto magari una piccola vasca da bagno, quindi facciamo una bella vasca da bagno dove possiamo poi mettere tutta quanta l'acqua per bene. Facciamo che in questo modo facciamo una bella vasca, magari con all'interno anche qualcuno, giusto per dare un bel tema. Innanzitutto dobbiamo fare tutta quanta per bene la vasca da bagno, quindi dobbiamo strutturare più o meno una struttura, non si dice, ma comunque dicevo, dobbiamo fare una bella struttura che appunto ci dia l'idea di una vasca da bagno, dove all'interno possiamo mettere la nostra piccola paperella. Quindi qua dobbiamo continuare in realtà con la costruzione, dobbiamo muoverci perché l'idea che ho in mente mi porterà via veramente tanto tempo e abbiamo solo 3 minuti e 40. E se riesco faccio anche una persona all'interno della vasca da bagno, però questa roba qua non prometto di farla perché sarà difficilissima. Però ricordiamoci che il nostro obiettivo è fare quindi la paperella, quindi dobbiamo fare prima la vasca da bagno tutta quanta per bene. Quindi qua spero che sia venuta come ce l'avevo in testa, sì, credo proprio di sì. Quindi qua chiudiamola anche in alto, ok, in questo modo qua. Prendiamo la nostra lana dopo aver concluso più o meno la nostra, diciamo, vasca da bagno, e facciamo quindi una paperella. È molto difficile strutturare una paperella, però ci si prova, ragazzi. Quindi saremo un pochino così in questo modo qua. Poi facciamo tutto quanto il dorso per bene della nostra paperella, anche se in realtà non dobbiamo farla troppo troppo enorme, perché dobbiamo pensare che dobbiamo fare anche la persona che è all'interno della vasca da bagno. Facciamoli il becco in questo modo, più o meno posso mirare una paperella, ragazzi, non lo so. Però strutturiamo anche l'acqua magari qua, almeno si riempie un po' di più. Lì facciamo anche le ali così, dai, più o meno ci sto assomigliando a una paperella, ragazzi, dai, carina che è, più o meno. Però proviamo a vedere se riusciamo a fare anche una persona, un essere umano, e voglio fare le gambe della persona che è direttamente qua in acqua. Quindi facciamo, ok, così, la persona che è direttamente sdraiata con la sua paperella, ok, che sale così. Lo so, ragazzi, purtroppo non sarà una persona vestita, però non posso farci nulla. E non è che posso strutturare tutto quanto perfetto ogni volta. Facciamoli così, i capelli che vanno direttamente qua in acqua in questo modo. Ok, mamma mia, ragazzi, cosa diavolo sto facendo? Non lo so neanche io. Però spero che esca qualcosa di carino. 15 secondi, devo fare anche gli occhi. E come li faccio gli occhi? Mi serve la testolina di qualcuno. Blocco, mi serve questo, ok. Facciamo occhio così, gli occhi. E facciamo stairs e le scale. No, aspetta, scrivere stairs. No, no. Ragazzi, volevo fare la bocca con il quarzo bianco che avevo nell'inventario, ma non ce l'ho fatta. Che disastro, che disastro. Però vediamo un attimino, magari, cosa cavolo hanno fatto qua. Io voto poop, ragazzi, perché io ho visto uno che aveva il blocco in mano verde. Bellina! Bellissima, ragazzi, li voto epico. Li voto epico, perché ha fatto una bellissima costruzione di una papera molto carina. Poi, vediamo... Se non arrivo per ora, secondo, almeno mi arrabbio, vi avviso, eh. Questo cosa diamine ha fatto? Un blocco... Boh, io li voto poop, però non posso votare super poop perché poi mi abbassano il mio voto. Questa è una papera, questa qua non è una paperella, questa qua è una papera gigante. E li voto comunque ok, dai, solo per il tentativo di aver fatto una papera gigante li voto comunque ok. Questo, dai ragazzi, questo qua è legendary. Una, no ragazzi, ok, quello è epico, quello mi ha votato epico, quello mi ha votato epico, ragazzi. No, me l'ha riportato.
Ma non era una persona nuda, dannazione. Stava facendo il bagno. Tu fai il bagno vestito, campione. Non credo tu faccia il bagno vestito. Questo sembra un axolot, ragazzi. Questo gli voto poop, perché a me mi hanno riportato quello là. Ha votato veramente leggendario a una costruzione così brutta. Questo ha vinto. Questo ha vinto, ragazzi. Epico. Epico, epico, epico. E ho visto anche altri che hanno fatto epico. Questo, ragazzi, è un gran costruttore. Che bella idea che ha avuto. Bellina! Però questa è una vera papera. Cioè, non è una papera fatta di gomma, quella che si utilizza nelle vasche da bagno. Quindi, ok, ma se avesse fatto la vasca da bagno sarebbe stata più carina. Questa cos'è? Questo è un pulcino, questo. Non è una papera. Ok, solo per l'idea. Però, ragazzi, mi sento truffato perché mi hanno... Ma cos'è sta roba? Oh, è inquietante! È solo per il fatto che sia inquietante li voto epico! Ma si muovono i blocchi della testa! No, li ho votato epico, ragazzi. Questa non mi piace, però li voto ok. Solo per il tentativo. Uno non può votare leggendario per queste robe, ragazzi. Due hanno votato leggendario questa roba qua. Ma per davvero? Questa carina, però non è una rubber duck, ragazzi. Ma molti escono fuori dal tema, dannazione. Rubber chicken in questa, infatti. Siamo usciti noni. Mi sento distrutto da questo video, ragazzi. Posso essere onesto? Ma comunque, spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo qua. Magari inventiamo qualcun altro nel prossimo. Ciao!